La comunicazione è stata fatta soltanto su una base di squilibrio numerico, nient'altro. Mia figlia frequenta regolarmente l'asilo, continuerà a frequentarlo, sono bambini che hanno 3, 4 anni, 5 anni, si divertono insieme, giocano insieme, tutto funziona, le maestre sono competenti, amorevoli, cercano di seguire tutti nella stessa maniera, quindi non c'è alcun tipo di problema che poi si è voluto creare indirettamente con la mia comunicazione. Questo è lo sfogo della madre della bimba che in una materna dell'Arcella si trova unica italiana fra i 66 iscritti. Lei e suo marito non intendono spostare la piccola, le osservazioni che lei ha fatto e che la stampa locale nazionale hanno ripreso volevano esprimere solidarietà alle maestre che, alle volte, si trovano in oggettiva difficoltà. Il quartiere dove vivono con la loro bimba ha un altissimo tasso di immigrazione, ma, si chiede Leonora, perché gli italiani non hanno iscritto i loro figli alla materna Quadrifoglio? Mi rivolgo anche alle mamme che scelgono di non iscrivere i bambini in questa scuola o di non proporla. Dove sono tutti gli altri bambini? Questo è un quartiere di altissima densità di popolazione mista, di qualsiasi tipo di etnia, però a quanto pare in questa scuola statale gli italiani decidono di non iscriversi. Il caso ha avuto un eco anche sulla stampa nazionale, tanto che il ministro Giannini è intervenuto sostenendo che le classi separate non servono all'integrazione. L'esperimento è già stato provato in Francia, dice il ministro della pubblica istruzione, e non ha certo portato ottimi risultati. Per il governatore Zaia è un evidente problema di organizzazione e l'errore ricade sui bambini e sulle famiglie. Errore che va corretto al più presto, continua il presidente in una nota. Non è assolutamente una questione di razzismo, che per fortuna i bambini non sanno cosa sia, dice Zaia, ma di buon senso, per fare sì che una corretta integrazione, come quella delle famiglie straniere che mandano i loro bimbi a formarsi e crescere nelle nostre strutture, non venga tradita, diventando discriminazione nei confronti dei figli dei veneti. Intanto la mamma della piccola rassicura, lei sta bene ed è felicissima di andare all'asilo. È contenta, felice, sta insieme alle maestre che adora, sta insieme agli altri bambini, non vede l'ora di ritornare il giorno dopo, quindi dal mio punto di vista problemi non ce ne sono.